Figura di merda. Salve ragazzi, bentornati da Nu. Allora, le feste sono quasi finite. C'è ancora il 1° maggio, ma ieri 25 aprile era sicuramente festivo, quindi oggi si torna a lavorare. Dobbiamo riprendere in mano il nostro camion. Siamo fuori dall'officina dove Gigino ha potuto dare un occhio. Diciamo che lui è il fai da te, no? Scende dal camion, si va a prendere gli attrezzi delle varie officine delle città e controlla da solo. Abbiamo in servizio il DAF 95, che tra l'altro farà rumore da qua se lo accendo. Miseria, sembra di stare lì. Allora, mettiamoci dentro già che ci siamo. Accendiamo i fari. Non so, forse non le ho accesi nel viaggio precedente. Facciamo un altro viaggetto. Intanto salutiamo l'amico con questo camion, ragazzi. Attenzione, freno a mano inserito, non spacchiamo niente. Che ci siamo goduti poco la volta scorsa perché è stato un po' un casino. Abbiamo anche rischiato di fare molto male ad un motociclista, se ben vi ricordate. Adesso, anzi ragazzi, facciamo una bella cosa. Mamma mia, sto sound, vedo l'ora di rigodermelo un pochettino. Secondo me, ragazzi, è ora che la figlia di Gigino, che è Timalavi, quella W non è una W, è solamente una M girata, è ora che impari un po' il mestiere. Tra l'altro, guardate che bella ragazza, Cesarino già si è fatto un pensierino, ma Gigino ovviamente ha risposto con una bella damigiana di sagomaturina in fronte. 2 punti per Cesarino. Assumiamo la figlia di Gigi, andiamola a piazzare. Questo qui non dovrebbe essere questo Scania qui, ma la mod di quello vecchio, ma tanto non ci interessa. L'importante è che Gigina qui, in arte Katie, lavori. D'altro canto, noi ragazzi è meglio che cominciamo a trovarci un lavoretto, perché da San Pietroburgo dobbiamo andare ad esplorare i nuovi territori del DLC verso la Finlandia. Guardate, questo non me lo faccio scappare. Uno yacht di lusso da San Pietroburgo a Tampere, in Finlandia. Non c'è quindi molto altro tempo da perdere, perché il tizio sarà pure un po'... Aridaglio, sto freno a mano. Ma chi è che l'ha riparcheggiato qua? Gigino? Io mi ero spostato da lì, eh. Tra l'altro questo sta ancora lavorando nel frattempo. Allora, andiamo a prendere sto yacht. Oh, mamma, che bello sto camion. Sto sound qua mi piace veramente tanto. Non lo so che cos'ha di... Insomma, mi rendo conto che magari lo abbiamo detto per quasi tutti, i camion. Però non riesco a capire se arriva... Ah beh, ma c'è la corsia. Vai. E vai! Io stavo aspettando te, eh. Ragazzi, vi offro una soluzione, un gameplay duro e crudo, nel senso che ho levato anche il navigatore, perché ce l'abbiamo lì nello schermino in alto a destra, per, secondo me è abbastanza visibile, almeno per me che gioco, non so dal vostro punto di vista. Inoltre, ragazzi, dovremo stare attenti a cose tipo la benzina, che, per farvi capire, avete presente che la strumentazione è fatta di tanti quadranti, tanti cerchi, sono quadranti ma rotondi. In pratica il tondino più in basso a sinistra è la benzina. Voglio lanciarmi pienamente nella esperienza camionistica. In questo modo non so neanche che marcia ho dentro, non so neanche quanto mi manca, quindi se ho bisogno di avere delle informazioni mi tocca parcheggiare un attimo e guardare da qualche altra parte. Non ho neanche il mio fidato computer a bordo. Sa che siamo arrivati più o meno nel paesino dello yacht. Sì. Dov'è che dobbiamo prelevare sto coso? Qui dentro. Salve! Sono qua per il tizio ricco con la barca. Dov'è mo sto yacht? No, non è questo mai. Mi sa che è quello, lo vedo. È segnalato. Ehi, fare una bella manovrina per infilarmi e prenderlo, eh? Vediamo se riesco dallo specchietto tranquillamente. Mi sa di sì. Lo vedo da di qua. Eccolo. Mamma mia, ragazzi, che piloti. Ok, agganciamo sto yacht. Oh, se pesa. No dai, non troppo. Usciamo da sto posto e portiamo sta barca in Finlandia senza fare danni, ragazzi. Freccia a destra, cancello. Potete lasciarlo aperto, no? Nel frattempo, maledetti, non arriva nessuno? Perfetto. Veramente figo, anche il fatto di non avere strumentazione. Sto sound nelle orecchie, mi medesima troppo, no?
A volte uno si può chiedere: ma è veramente bello guidare così tanto un camion in un gioco? Ma in realtà sì, se riesci ad immedesimarti, sì, ti prendi veramente bene, potresti star qua tutta la notte. Poi abbiamo le moto, abbiamo un sacco di auto reali, la grafica, il camion moddato. Dove è andato il motociclista? Secondo me il navigatore dice quello. Cos'è, un multistrada? Sì, Ciccio, vieni più avanti la prossima volta. Ma che cos'è qua? Che figo! Ma poi ha due rampe di qua di là, come se ci si potesse salire. Qualcuno ha info? Li ho visti, nello scorso video alcuni... Ah, ce n'è un'altra! Che robe sono, ragazzi? Voi che siete della zona, ho visto che ci sono alcuni che addirittura ci seguono proprio dalla Russia, da San Pietroburgo, oppure ci vanno, oppure la conoscono. Cosa sono queste robe qua? Belle! Comunque, con mio piacere, devo dire che non stiamo tornando indietro, ma probabilmente il... lo yacht lo abbiamo recuperato già un po' più a nord di dove eravamo prima, quindi stiamo semplicemente proseguendo, perché questa strada, come vedete, si ingiallisce man mano, non l'avevamo fatta prima, quindi bene così. Siamo sui 110 km/h, potremmo anche stare più cauti visto lo yacht, però è una tre corsie perfetta. Qua in Russia le strade almeno le sanno fare. Non le sanno usare, però le sanno fare. Oh, che spettacolo, guardate ragazzi. Questo è mare, ovviamente. Andando verso la Finlandia sicuramente ne vedremo. Questo mi sembra però più che altro un grosso canale. E non ho visto il cartello perché c'è il parasole. Continuano peraltro ste strutture. È una strada veramente bella. Stiamo sempre attenti al nostro navigatorino di supporto lì, che ci dice però di andare dritti, quindi... Aspetta, mi sa che devo tenermi a destra, ragazzi. O è una mia impressione? No, no, giusto. Dritti di qua. Viborg. Comincio a vedere già nomi... molto finlandesi, svedesi. Ah no, ma sto ponte me lo ricordo! L'abbiamo già preso. Con sti lampioni di forma strana. Ok, abbiamo fatto un giro strano, ma siamo tornati in un posto noto, che poi è praticamente il raccordo di San Pietroburgo, e adesso probabilmente ce ne andremo via da qua. Eh sì, questo ve lo ricordate, ragazzi. Oddio, l'M3E36. Voi siete matti, la voglio. Oh, Helsinki, dice. Molto bella sta strada, molto isolata, pericolo di attraversamento alci e tirannosauri, però molto molto bella. Ho una moto. Peccato solo che stia facendo davvero buio. C'è ancora una discreta luce, considerando che sono le 10 di sera. Si vede che da ste parti, così a nord, funziona così ed è anche credibile. Oh! Sono cagato sotto, pulmino! Forse si narra di strani misteri per chi percorre questa strada, ma ovviamente i camionisti non temono nulla. Oh, che è qua? Che botta che ha fatto! Che botta che ha fatto quello! Brutta era, eh? Ok, come non detto, stavo raccontando la storia della horror, a un certo punto tutto diventa Roma, traffico intenso qua, in mezzo ai boschi. Vabbè. Devo girare di qua io. Perché di lì non posso? Ok, forse di qua per i camion. Sì, questo sarà decisamente il confine, allora. Ecco, così possiamo anche sbirciare. Abbiamo, vabbè, metà serbatoio si vede da lì. Più che altro l'orario, sono le 23. Ne abbiamo all'incirca altre 4 ore di viaggio. Come danno semirimorchio? 1% tra l'altro. Cos'è successo? È troppo grosso? Ma ragazzi, non è... cioè... che cosa ci posso fare io? Ma forse ho dato una graffiatina minuscola. Boh, va a capire. Vabbè dai, 1%, non si accorgerà mai. Oh, figura di merda. Allora, adesso questo controllo significa che siamo ufficialmente... l'M5 60. Siamo ufficialmente in Svezia. Oh, madonna! Questo pensavo rientrasse proprio addosso a noi.
Teniamo d'occhio, scusate, ho detto Svezia, non intendevo Finlandia ovviamente. La benzina è scesa sotto la metà del serbatoio, ma non sarà un problema ragazzi, penso che ce la faremo tranquillamente ad arrivare. Siamo già in Finlandia, queste strade un po' dimenticate da tutti però. Speriamo di poter vedere qualcosa di caratteristico. Già è tanto però che non stiamo facendo autostrade noiose, ma più che altro statali. Ecco, l'autostrada la incrociamo, è sotto di noi. Ma forse ora l'andiamo pure a prendere però. Chissà se la figlia di Gigino si sta ambientando. Vabbè che l'abbiamo chiamata alle 6 di sera. Attaccherà domani. Mettiamola una freccia, che quello lì dietro non so a che velocità stia arrivando. Qua peraltro restringe, quindi ci mettiamo qua. Speravo in qualche scorcio finlandese un po' più caratteristico, però la notte non aiuta, ma qui vedo più che altro enormi stradoni. Quelli vivono proprio fuori dalla società, tranquilli col loro bel campo di grano. E continua il viaggio di Gigino, che andava conquistando il mondicino. Questo semaforo lampeggia perché è rotto? Sì. Non è che qua funziona tipo che lampeggia prima di farsi rosso, no, eh? Mi sa di no, sono proprio tutti rotti su sta strada. Perfetto. Tutti i semafori scassati. Stiamo attenti allora. Oh, che faccia ha questo? Mazza. Non stava benissimo in salute, eh? Ha girato? Ma perché sto qua proprio mi sta un po' sulle palle, se devo dire. Non lo so se qui si possa superare a destra, probabilmente no, come da noi. Ah, oh, la polizia. Shh, non è successo niente. Era un'ambulanza. Sono passato... Vabbè, non aveva le sirene però, quindi si arrangia. Scusatemi, non è che ambulanza solo perché è così. Se hai un'urgenza attacchi le sirene. Io sono talmente Malawi che ti passo via il mondeo della police. Del mondeo della police. Io lo passo col DAF. Madonna che bell'asfalto che hanno qui, mi sembra, eh. Questo davanti a noi invece cos'ha? Un bel Mercedes classe E? Mi sa che è lui. La tentazione di passarlo è fortissima, ma lì arriva gente, qua c'è un incrocio. Diciamo che non è proprio... Ah, ok, dai, qua si allarga. No, in realtà no, è solo per girare. Qua ci si stringe... Oddio, no! Devo rinunciare, ragazzi, altrimenti moriamo. Eccolo lì. Pur sempre un camion con uno yacht di 9 tonnellate, no? Maledetto, col Mercedes lo fa apposta, guarda. Vero che qua in Finlandia sono tutti precisini? Ci sta andando via, il tizio col Mercedes. Se l'è presa a male. Ma io butto giù una marcia e ti raggiungo, cosa credi? Solo perché hai il macchinone? Intanto il mio camion costa di più della tua macchina. E andiamo. Metto dentro la 16ª e gli facciamo vedere qua chi comanda. Guardalo, in Finlandia il Gigino cattivissimo. Come si vede che viene da molto giù. Comincia a fare l'arrogante in paesi super civili. Ce la faccio? Sì, ce la faccio perché quello ha girato. Così impari, c'ho pure lo yacht dietro. Stupido finlandese. Ma sta venendo l'alba. Ma io non credo che sia mattina veramente, però. Saranno le 4. È vero che qui siamo molto a nord, ragazzi. Dobbiamo fare i conti con il loro ciclo, ecco. Noi giriamo qua invece. Comincio a vedere la bandiera. Ok ragazzi, la nostra strada comincia ad andare a destra intanto. Mi sa che abbiamo terminato l'autostrada, ci addentriamo adesso in quella di questa città che si chiama Tampere. Vediamo. Sì, è lei. Allora, benzina non ci serve. Eccoci qua, Tampere esplorata. Tampere. Oh. Non riesco a immaginare Tampere con l'accento nordico, diciamo. Non credo che sia alla francese, tipo Tampere. Anche se effettivamente ora che ci penso potrebbe pure essere. Siamo arrivati in mezzo a ste industrie, non abbiamo visto veramente nulla di troppo bello. Però vabbè. Guarda, questi qua non c'hanno manco il cancello, così brutti. Dove te lo devo mettere sto yacht, dai? Com'è che sta messo, scusatemi?
Ah, dentro così, vabbè, che cagata, devo solo sperare nella collaborazione dei passanti qua. Ecco che adesso non c'è. Ah sì, bravo, grazie. Devo parcheggiare lo yacht? Provo a farmi la manovra. Oddio, c'ho lo blow nello specchietto. Aiuto, cominceremo a fare la manovra così, ragazzi. Non vedo altra soluzione. Buttalo dietro, buttalo dietro, buttalo dietro. Ma perché tanto noi siamo dei bravissimi manovratori, quindi a sto punto non ci facciamo intimidire lì dal traffico cittadino. Guarda, guarda cosa stiamo combinando. Mamma mia, che fenomeni. Ci chiamavano i guardiani della manovra dal 2 maggio al cinema. Ancora fermo, adesso che lì è stretto. Oh, ok, l'abbiamo piazzato. Lo yacht è al sicuro. Sono le 3.36 di notte, ragazzi. Guardate che luce assurda che c'è in cielo. È veramente fatta bene sta cosa, eh? Allora, io mollo lo yacht di sto tizio. Non voglio sapere più niente. Abbiamo pagato una penale di 2.000 euro, forse per quel piccolo urto che non so da cosa dipendesse mai. Posti proprio per dormire, dormire non ne vedo tantissimi, eh? Però, no, eccoli, dai, qua. Qua possiamo riposare. Vaffanculo, no? Meritatissimo. Dopo il viaggione con lo yacht, spegni i fari. Vieni qua. E ovviamente, ragazzi, grazie per aver viaggiato con me e Gigino. Spero che vi sia piaciuto il trasporto dello yacht. Stiamo attraversando tutte le terre del nuovo DLC. Come vi avevo promesso, attenzione, perché il prossimo DLC a quanto pare riguarderà finalmente anche la nostra Sardegna, ultimo pezzo dell'Italia praticamente che manca. Non vedo l'ora di scoprirlo, ma intanto viaggiamo qua nell'estremo nord. Mi raccomando, ragazzi, sempre un occhio alla descrizione. Io vi aspetto su Instagram. Vi abbraccio tantissimo e al prossimo video. Buonanotte.